Salve a tutti Blazers e benvenuti in quello che potrebbe essere l'ultimo episodio della serie di Attack on Titan Final Battle. Questa volta davvero, quando abbiamo fatto l'episodio finale, era letteralmente episodio finale ed era la parte finale della storia di Levi. Ora stiamo facendo il punto di vista dei cadetti. Abbiamo affrontato nello scorso episodio una bellissima missione con lo scontro con il titano corazzato. E oggi dovremmo in teoria affrontare il colossale, poi vedere questo ricordo che non ho ancora recuperato, quello del gufo, quindi sarà una figata sicuramente, e fare la missione finale. Se vedete poi sotto ci sono altre missioni che verranno sbloccate dopo, ma in questo caso non credo di portarle tutte, perché alla lunga ho paura che ci sia troppa ripetitività. Quindi per l'ultima volta vi chiedo, lasciate un like se avete amato la serie, se la volete supportare, se volete vedere ancora qualche video. A seconda del vostro gradimento deciderò cosa fare. Ovviamente nulla mi vieta di portare magari qualche altro video, non per forza tutte le sere, ma anche il pomeriggio. Se c'è qualche missione bella da sbloccare ancora, magari la faremo insieme sul canale lo stesso. Detto ciò, avventuriamoci. Non siate tristi ragazzi, non lo siate. Non piangete in chat live se siete in Premiere, perché abbiamo ancora il meglio da vedere. Episodio 7, il piano segreto di Armin. Schiera subito. Mi raccomando, passate dallo shop se vi interessa la maglietta a tema Attack on Titan, perché ora che la serie finisce la campagna della maglietta avrà un termine, quindi non sarà sempre sullo shop, ma presumo che nel giro di una settimana la campagna finirà e quindi poi non avrete più l'occasione di prenderla. Se vi interessa valutate di guardare subito il link nello shop, è in descrizione, è ovunque come sempre. Nel mentre, non so perché dice Eren, ma quando penso alla voglia di riconquistare quella libertà, sento questa forza pervadere il mio corpo. Se questo piano andrà come previsto, credo che non sopravviverò per vedere l'oceano. No, Armin, non dire così. Ma quando ripenso alla grandezza di questo mondo, ritrovo improvvisamente il coraggio. Armin colpisce Eren per destarlo. Alzati, dobbiamo ancora vedere l'oceano. E Eren si rialza. È un piano a cui ho pensato da solo, ma il risultato dipende interamente da quanto a lungo riuscirò a resistere. Armin, tu... mi ritirerò prima che sia troppo tardi, ma ho bisogno che tu ti occupi del resto, capito? Diciamo solo che l'eroismo non è la mia migliore qualità. No, Armin, lo è, invece. Mi conosci fin troppo bene, no? Lo sai che non infrangerei mai la mia promessa di andare a vedere l'oceano. Qualunque cosa accada lì fuori, tu segui il mio piano, va bene? Maledizione! Eren? Bene, facciamola finita una volta per tutte. Interviene Bertolt, che in questo momento è dentro il gigante colossale. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che hype. Yes! Boss fight con il gigante colossale, ci siamo. Dobbiamo impedire che Bertolt raggiunga Eren, costi quel che costi. Allora, caro il mio Bertolt, come si fa qua? Bel casino. Dobbiamo rallentarlo? Sì. Non posso neanche prenderlo di mira. Elimina il gigante colossale prima che si avvicini ad Eren. Armin Aguri. Cosa ti devo dire? Si sta abbassando? Cosa sta facendo? Ah, lancia macerie. Oh mio Dio, sta distruggendo tutto il maledetto. Ha raso al suolo mezza città. Sono tutti gli amichetti di Eren del 104esimo sopravvissuti all'esplosione. Ah, oh, che ironia. Che grammatica, non che ironia. Che rottura, speravo di farli saltare tutti in aria. Maledetto infame di un Bertolt. Vieni subito qua. E zacchete. 5.800 Armin. Dovrei impegnarti molto di più se vogliamo combinare qualcosa. Io te lo dico. Sì, c'è la possibilità di creare probabilmente qualche torretta per spararli. Però ragazzi, sono un po' defilate le torrette. Quindi mi sa che dobbiamo andare di lame e tranciarli per intero, tutta la gamba, in modo da farlo fermare. Ma si sta avviando sempre più velocemente verso Eren. Ragazzi, questa missione non sarà per nulla semplice. Si abbassa, probabilmente vuole tirare ulteriori macerie. Sta devastando la città sto infame.
Cioè, Bertolt è davvero un infame. Abbiamo subito ulteriori danni, povero distretto. Allora, ragazzi, continua. Continua. Non c'è neanche il mirino, non posso fare il critico o cosa così. Eh no. Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 vai qua, fregatene, fregatene. Armin, muoviti, scendi. Scendi, costruisci base, muoviti. Cannone subito. Vai, 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 Armin, muoviti. Bravo, bravo, spara. Spara, spara, questa è un'ottima cosa, ragazzi. Possiamo fargli un sacco di male alle gambe così. Portiamoci avanti. Portiamoci avanti, sì, gliel'abbiamo danneggiata. Raga, dobbiamo andare così. Oh, cannoni. Ottimo, hai danneggiato anche quella. Ora dovremmo andare sui piedi, presumo. Vai, forse i piedi sono già danneggiati. Sì, devo puntare alle cosce invece, mi sa. Proviamo a puntare alle cosce, ragazzi. Vediamo che cosa succede. In teoria se gli sfasciamo la coscia. Esatto. L'altra. Ragazzi, avere qui la cannonata è un'ottima cosa, perché ha già fatto più di metà città e noi non gli abbiamo fatto niente. Ma ora ci siamo. Credo che l'abbiamo ferito abbastanza. Vuole davvero spazzarci tutti via. La situazione è questa: o lo uccidiamo o ci uccide lui. E in questo momento non posso più fare niente. Cioè, sì, posso sparare, ma missione compiuta. Lo abbiamo fermato. Ok. Non ancora. Devo guadagnare altro tempo. Armin, che facciamo? Non lo so. Ok, sta attaccando il gigante. Lo arpiona alla bocca e ovviamente lui rilascia il vapore. Come pensavo, il suo tessuto osseo non si sta consumando. Ma soprattutto non può muovere i muscoli mentre emette quei getti di vapore. Quindi è assolutamente vulnerabile. Sul serio, Armin? È così che vuoi passare gli ultimi momenti della tua vita? Nonostante il tuo genio, questo è il piano migliore che sei riuscito a ideare? Vuoi bruciare vivo senza neppure combattere? Va bene. Se è questo che vuoi, metterò fine alle tue sofferenze. Ah, raga, devi fare un male cane. Ora tocca a te, Eren. Tutti i miei sogni. No, Armin, mamma mia. Sì, ce la farà a raggiungere l'oceano. Armin è stato bruciato vivo. È finita, dice. Ora mi occuperò di Eren e dei cavalli. Ma quella è una forma cristallizzata. Eren non è più nel suo corpo. Perché è dietro di te, brutto infame. E va per la kill. Mi hanno ingannato facendomi credere che Eren non potesse muoversi. Opera di Armin. Stavo guadagnando tempo. Stavano guadagnando tempo. Per la cristallizzazione di Eren. Ti hanno fregato alla grande. L'ho sempre saputo. Parola poco family friendly. Sapevo che eri tu il più coraggioso tra noi, Armin. Non è andato per la kill davvero. È andato per tirare fuori il maledetto. Missione molto breve, molto bella, ragazzi. Mamma mia, che belle ste boss fight, quanto sto godendo un sacco in queste missioni. Ci prendiamo un S ovviamente, perché siamo stati delle schegge. A sapere che dovevo fare solamente le gambe, potevo combattere di più di lama. Io pensavo che sconfitte le gambe del gigante saremmo dovuti andare a colpirlo nel petto, nei punti più alti, come succedeva nel vecchio gioco comunque. E invece no. Quindi vabbè, siamo stati super efficaci. E ora sblocchiamo l'ultima missione della timeline. Che cos'è? Hai sbloccato l'abilità di trasformazione in gigante di Armin, ragazzi. Ok, cioè, me lo dici un po' così. Episodio finale verso l'oceano. Ora, vedete che, cioè, alla fine è stato un azzardo fare subito questo episodio finale. Ma nonostante tutto, qua c'è un altro episodio finale verso l'oceano. Cioè, due episodi finali. Quindi adesso avremo di nuovo un finale della serie. E poi forse sbloccheremo altre missioni ancora. Stiamo a vedere. Ragazzi, io prima di fare ciò voglio recuperare però questo ricordo, che è l'attacco dei giganti. Attack on Titan. E c'è un motivo per cui si chiama così. Dove vediamo il gufo. È un ricordo molto importante. Non so se si può collegare alla missione che dobbiamo fare, ma noi lo andiamo a recuperare lo stesso. Vai. Alloggi privati nella caserma. Eren, e sei assolutamente certo? Non ho dubbi. L'ho visto nei ricordi di mio padre. Questo avviene dopo che liberano la città, trovano la cantina, eccetera eccetera. Cosa che abbiamo visto nell'altra timeline di Levi. È un casino sto gioco, lo so, però cerco di ricollegare un po' i punti. Quindi poi c'è questa scena.
Mio padre fu arrestato dal governo di Marley e deportato sull'isola di Paradis. L'isola di Paradis suona malissimo. Fu condannato a una vita da gigante e a vagare per sempre sull'isola. Ma quell'uomo lo salvò. Ragazzi, quell'uomo è il cosiddetto gufo. Che prende le navi e le spacca a metà. Ma che roba bellissima. Chi sei davvero? L'uomo che salvò mio padre si chiamava Eren Kruger. Era in possesso del potere di uno dei 9 giganti. Uno speciale. Disse che mio padre avrebbe ereditato i poteri di quel gigante al fine di recuperare il cosiddetto gigante fondatore. Perché non lo fai tu? Dice Grisha, chi possiede il potere dei giganti è condannato a morire 13 anni dopo averlo ottenuto. Era giunta la sua ora. Perché proprio 13, tra l'altro? Perché porta sfiga il 13? Chi lo sa? Ognuno dei 9 giganti ha un nome, compreso quello che mio padre ricevette. E attenzione, questo Eren Kruger, da cui poi si è ispirato il nome per Eren Jaeger, aveva il gigante che ha preso Grisha. E che poi, essendo stato mangiato da Eren, diventa il gigante di Eren. Non quello fondatore che è stato rubato da Reis, ma quello che dà la forma a Eren. Quindi sono due cose differenti, occhio, eh. Questo gigante è da sempre alla ricerca di una via per la libertà. E si è battuto per ottenerla. Noi lo chiamiamo il gigante d'attacco, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Il nome della serie è dato da questo gigante. La serie si chiama così perché da sempre indicava il nome di questo gigante. Questa è una cosa fantastica, ragazzi. Questo ricordo è fantastico, breve ma davvero utile. Il gufo quindi ha dato l'Attack on Titan, lo Shingeki no Kyojin, a Grisha, che poi ha preso il potere del fondatore da, non mi ricordo, Frida Reis si chiamava, mi sfugge il nome, insomma dalla famiglia Reis. Quindi Eren ha di fatto due poteri di gigante, ok? Quindi è un po' magari complicato, però in realtà è più semplice del previsto, basta che si distinguano le due cose. E ora episodio finale, verso l'oceano. Ci siamo di nuovo, ma questa volta il punto di vista dei cadetti, che è molto più interessante di quello di Levi, assolutamente. Quindi andiamo subito a vederlo e schieriamo questo Eren, che è un Eren cresciuto, come vedete. È un Eren con i capelli lunghi, maturato. Si chiama nel gioco Eren Capelli Lunghi. Perché? Cioè, non lo so, potevano mettere qualsiasi cosa. Eren Capelli Lunghi, va bene. Dopo una tremenda battaglia a Shiganshina, i soldati rimasti riuscirono a trovare la cantina di Grisha Jaeger. Grazie ai diari del dottore e ai frammenti dei ricordi che Eren ereditò da suo padre, i soldati ottennero molte risposte ai misteri che circondavano la loro esistenza. Scoprirono dettagli sul potere dei giganti, l'abilità di controllare un gigante a piacimento. Il fatto che chiunque erediti tale potere possa vivere solo per 13 anni. E persino il nome del gigante ereditato da Eren. Il gigante d'attacco. Un gigante da sempre alla ricerca di una via verso la libertà. Tra l'altro solo in italiano la traduzione non funziona, non è la stessa del nome del gigante. Poi, dopo qualche tempo, a 6 anni dal primo attacco del gigante colossale, e dopo aver lentamente liberato l'area dai giganti, il corpo di ricerca poté finalmente avventurarsi di nuovo oltre il Wall Maria. Ma fuori dalle mura incontrarono un nemico che ostacolò i loro progressi. Avvicinandosi alla loro destinazione, intravidero l'ombra di un gigante. Verso l'oceano, episodio finale. Videro l'ombra di quale gigante? Siamo quasi giunti all'oceano, manca poco. È esattamente la mappa dell'altra volta? Sì, è proprio quella, ragazzi. Occhi aperti, anche ora potrebbero spuntare giganti da un momento all'altro. Allestiamo qualche base. Allora, andiamo subito a puntare alla collottola. Come detto, dei crafting ce ne frega ben poco. Quelli sarebbero molto utili
per la modalità online o per la storia di Ernesto Fiammata, ma che non è stato purtroppo recuperato in questa espansione, essendo lui morto, poverino ragazzi. Fai fuori questo dannato gigante, spaccalo! Sono super resistenti questi giganti, tra l'altro, eh. Ed è nata una torretta dal sangue dei giganti. Cosa? Com'è possibile? Vabbè, ragazzi, muoviamoci verso i prossimi obiettivi, dove c'è Sasha che sta combattendo. Andiamo immediatamente ad aiutare Sasha. Non vorrei mai che morisse nell'attacco. Boom! Con il giusto critico li shottiamo ugualmente, ragazzi. Ma dobbiamo fare il giusto critico, per l'appunto. Tipo questo, perfetto, un'altra base è stata creata. Ora, andiamo immediatamente verso l'ultimo gruppo. Ed ecco gli ultimi giganti, quello è abbastanza piccolo, quindi forse lo catturiamo, facciamo prima così. Non so se è abbastanza piccolo per la cattura senza indebolirlo. Penso che... Sì, perfetto, cattura effettuata. Ok, questo qua sarebbe stato troppo grande, ma lui non sopravviverà, mi dispiace. Lo shottiamo easy. Ok, abbiamo fatto fuori tutti i gruppi di giganti. Io direi di riprendermi subito il cavallo, perché ne compariranno sicuramente altri. Anzi, sono già comparsi altri giganti. Eccoli qua. Ora, io devo difendere le basi che hanno costruito, ma devo anche andare, vabbè, oltre dal solito dannato maledetto che morisse subito Flock, al punto rosso. Quindi, vabbè, dopo ci andiamo, ragazzi. Tra l'altro, con Eren ho la trasformazione in gigante. Raga, cioè, ricordiamocelo, perché è la cosa più bella. Ma che scherzi. E lui lo eliminiamo così. L'altro con Mikasa, easy, lo facciamo shottare. Ma sì, Mikasa, pensaci tu. Questi 92.000 che vedo, 38.000 per finire. Più che onesto, abbiamo sbloccato anche le lance almeno. Però io non voglio le lance, quindi ti dico, riforniscici e cambia equipaggiamento. Ed ecco i giganti, ragazzi. Sì, Flock, visto che ti ho salvato, ora salva tu me, che io stavo facendo una cosa, sinceramente. Ehi, grazie Flock, grazie. Ora mollami, non mi toccare più, maledetto. Ci trasformiamo, raga. Ci trasformiamo subito. Oh yes, divertiamoci un po'. Magari ora è sprecato, ma come vi dicevo, ci divertiamo, ragazzi. Vai, elimina questi dannati giganti. Vai, fagli una presa e lo buttiamo addosso agli altri. No, non me l'hanno permesso. Vabbè, ragazzi, vabbè, adesso vi killo tutti uguale. Colpo finale su di te? Che dici? Lo facciamo? Lo facciamo? Fallo? Ma fallo, sì. 55.000 danni. Ma vieni, ma dai, ma cosa sarà mai? Fai fuori anche quest'altro. Giusto in tempo per completare la missione. Ragazzi, presto spazzerò via questi giganti, poi potremo proseguire. Non è che presto, li hai spazzati via. Bravo, Eren. Raga, abbiamo la trasformazione... Abbiamo la trasformazione di Armin... La usiamo qui in mezzo. Armin si trasforma in gigante colossale. Credo che ci sia solo l'esplosione, Mamma mia! Mamma mia, quanti danni li ho killati! Raga, quanto inquietante. Mamma mia, ok, non si può utilizzare. Almeno, in questo caso non lo possiamo fare. Non so se in altri casi sarà possibile farlo, ma... Mamma mia, quanto era inquietante il titano di Armin, ragazzi. Boom! Boom! E si fa fuori anche lui. Vai, ricarichiamoci un po' gli HP anche. Abbiamo un altro obiettivo laggiù, quindi muoviamoci. Questa missione sarà anche mezza filler, ma ci dà quante soddisfazioni con tutti sti giganti. Cioè, è bellissima, ragazzi. È bellissima. Vai, vai, spaccali la faccia, sto infame. Vieni qua, vieni qua, Sei entrato nel vicinato sbagliato, maledetto. Ma quanti HP ha sto gigante? Mi fai capire. Oh, finalmente siamo riusciti a ucciderlo. Fagli una presa. Fagli una presa che ci carichiamo. Ok, e ora attacco speciale su questi. Ottimo, ragazzi. Ottimo, ottimo. Non so se ce n'è ancora un altro. Ce n'è ancora uno in giro. Quello è sopravvissuto a tutti i miei attacchi. Com'è possibile? Come ha fatto? Vabbè, non avrà tanta vita comunque. Volevi afferrarmi, Io manco mi avvicino a te. Non hai proprio capito. Potete non distruggermi la base tutte le volte, che l'ho già costruita due volte sta base. Ok, abbiamo eliminato 30 bersagli in tutto ciò, ma dobbiamo subito correre verso l'obiettivo. Ogni volta l'obiettivo è sempre e comunque dalla parte opposta della mappa rispetto a dove sono io. È una regola non scritta, ma funziona così in Attack on Titan. Dai, senti Armin, fai tu qua, che non ho voglia di sporcarmi le mani con questi minion. Pensaci tu. 4 kill. Mamma mia, ragazzi.
attenzione, di cosa stiamo parlando? Quanto è inquietante Armin, un gigante colossale in tutto ciò. Che dite, lo aiutiamo il povero Connie? Dai, andiamo da Connie, non è proprio sulla strada. Ma poi che anche nell'altra missione lui aveva bisogno e la sua missione secondaria era in quel punto. Cioè, Connie, se sai che andando lì fai casino, ma che ci vai a fare? Ma perché ci vai? Ecco, ora che mi sono spostato da lì, nel punto dove ero prima, compare il razzo di Sasha. Proprio esattamente lì. Ho finito i proiettili, Mikasa, ci penseresti tu? Grazie, Mikasa, sempre gentilissima, devo dirti la verità. Con la kill finale di Eren, però, che ha utilizzato per qualche strano motivo i proiettili. Vabbè, ci è piaciuta la cosa. Ok, ragazzi, ora abbiamo anche sbloccato, se notate, la trasformazione con i mitragliatori. Quindi possiamo usarla. Aspetterei comunque di farlo nella boss fight finale, perché sicuramente arriverà. Intanto c'è Flock, che è così inutile che la sua assistenza, a parte salvarci la vita quando serve, cioè normalmente è quella di accecare i giganti. Cioè tutti fanno cose super fiche, lui no, lui acceca i giganti e basta. Levi e gli altri si devono muovere verso il quartiere generale. Noi comunque nel frattempo andiamo a dare una mano a Sasha. Abbiamo di nuovo il gigante di Armin, quindi quasi quasi. E non ci stancheremo mai di vederlo, ragazzi. Armin, che solamente spawnando crea un onda d'urto tale da eliminare tutti. Grazie Armin, molto gentile. Cioè, ma fammi capire, davvero io devo scortare a tutti i costi Levi, che è il soldato più forte dell'umanità e ha bisogno di me come scorta? Ma... e non si è mosso di un centimetro lui nel frattempo. Ma perché? Buongiorno, Cioè, per scortare te e due stupidi sono dovuto tornare indietro per tutta la mappa. Ma poi dove va? Dove va? È dall'altra parte l'obiettivo. Oh no, appare un gruppo di giganti. Come faremo? Dai, mi sono rotto le scatole, ragazzi. È arrivato il momento di fare a modo nostro. Vai, flexiamo un po' di mitragliatori. Tanto abbiamo trasformazioni di gigante, abbiamo di tutto. Quindi per il momento ci godiamo un po' questa, Se no non la useremo mai in questa missione. Vai, vai. Fanno aperte! Distruggilo! Mamma mia, ragazzi, che potenza! Allora, qui c'è il primo anomalo. Tirali giù gli scudi. Ottimo. Ora, ragazzi, subito ovviamente sulla collotola. Non ve lo so manco a dire. E lo smitragli. Ora, l'abbiamo quasi killato. Prima che risalgano gli scudi, lo finiamo malamente. E uno lo abbiamo fatto così, che direi che comunque va benissimo. Poi, per non farci mancare nulla, questo qua, io direi che li tiriamo giù gli scudi. Solamente, quindi vai a tirare giù gli scudi e poi Armin lo spiaccica. Così ci divertiamo oggi. Vediamo se lo killa. Secondo me sì, ragazzi. Cioè, riesci a killare il boss così? 79.000 danni? Forse no, no, non l'ha killato. No, gli ha tolto anche poco, ragazzi. Pensavo di più, Armin. Mi è un po' deluso. Vai, un altro colpo. Yes, perfetto. Carichiamoci. Anche il gas. Andiamo all'ultimo obiettivo, ragazzi, verso il fiume. Per l'ultimo gigante, invece, saremo noi a trasformarci. Quindi facciamo una cosa. Connie, gioca un po' anche te, che non hai fatto niente oggi. Bene, gli abbiamo troncato gli scudi. E ci trasformiamo. Già con la trasformazione lo abbiamo danneggiato, ma ora lo prendiamo a sberle, ragazzi. Gli facciamo anche la posa, vieni qua, maledetto chiappone. Che bello prendere a calci boss, che bello. Ma sì, ti sei rifatto gli scudi. Quanto vuoi che durino? Vieni qua, guarda come li fulmino i tuoi scudi. Guarda come te li tolgo. Gli ho tolto 54.000 con gli scudi attivi, in realtà. Quindi gli sto facendo male cane nonostante tutto. Ok, ok, gli ho tolto lo scudo. Ce la puoi fare? Non ce l'abbiamo fatta, ragazzi, era troppo breve. Vabbè, sai che c'è? Sai che c'è? Mikasa, vai tu. Tocca a te, Mikasa. Vai. 200.000! Raga, gli ha fatto 200.000, Mikasa. Gli ha fatto 200.000. Vabbè, lo finiamo con i proiettili esplosivi, tanto per cambiare. Quindi alla fine i famosi giganti che ci impedivano di andare verso l'oceano erano i soliti anomali, non c'era niente di particolare, quindi tutto regolare, ragazzi. Forza gente, andiamo a vedere l'oceano. Andiamo, Armin. Oh yes, raga. È estate anche per loro, d'altronde, È tutta salata. Loro non avevano mai visto l'acqua salata.
E tanto meno... Forse no, le conchiglie potrebbero averle viste sulle montagne. Visto, Eren, cosa ti dicevo? È una massa d'acqua così vasta che un mercante non riuscirebbe a raccogliere tutto il sale neanche se vivesse 100 anni. Tanto vivi 13, lol. Avevo ragione, eh? Già. È immenso. Già. Ehi, Eren, guarda qui. C'è un oceano oltre le mura. E oltre l'oceano c'è la libertà. Questo è ciò che ho sempre creduto. Ma mi sbagliavo. Oltre l'oceano c'è solo il nemico. È tutto esattamente come appariva nei ricordi di mio padre. Perciò mi chiedo, se uccideremo tutti i nostri nemici. Saremo finalmente liberi? Ragazzi, questo è il vero degno finale di questa serie. Decisamente. Con tanto di titoli di coda, infatti. Oh, quindi siamo giustamente arrivati alla conclusione. Ci sono altre missioni post-ending. E come vi dicevo, la serie in realtà finisce qui. Andrò a vedere personalmente, anche off-camera, che missioni saranno. E ho tutta l'intenzione di portare sul canale le missioni più belle. Quindi se c'è qualcosa di interessante, qualcosa che magari va a spoilerare la Season 4... sarebbe figo portarlo, quindi perché no? Tra l'altro lo spoilerino della Season 4 c'è. Come avete visto, vediamo il gigante di Armin. Gigante che non ci dovrebbe essere, però noi lo vediamo, perché c'è sempre quell'elemento in più nel videogioco. Stiamo a vedere che cosa succederà. Io direi che prima di salutarci finiamo i titoli di coda e vediamo se c'è qualcosa di particolare. C'è la nostra bellissima A con tempo cibe che ci ha messo un secolo, giustamente. Sblocchiamo un botto di roba. La storia dei guerrieri, questo sblocchiamo. L'ultima timeline è quella relativa ai nostri nemici e possiamo vedere la storia dei loro occhi. In pratica, in realtà, ripetiamo delle missioni già viste, forse con qualche filmato inedito. Ragazzi, se ci sarà qualcosa di interessante ve lo porterò. Intanto la serie finisce qui. Io vi ringrazio di averla seguita insieme a me, è stata una bellissima avventura. Ci vediamo presto con altri video. Grazie a tutti, un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.